Antonello Mezzenio Zanetti, a nome di tutto il personale del Comando Artiglieria Contraerei, del 17° Reggimento Artiglieria Contraerei Sforzesca e del Reggimento Addestrativo, porge il proprio deferente saluto alla città di Sabaudia e ringrazia le autorità, le rappresentanze militari e civili che con la loro presenza testimoniano il legame che li unisce alle Forze Armate e conferma l'amore verso la nostra patria. L'omaggio che viene oggi reso al Monumento ai Caduti vuole richiamare alla memoria il sacrificio di quanti donarono la loro vita per la conquista della libertà e della democrazia e contribuirono con le proprie sofferenze all'affermazione dell'unità della patria. Oggi, uniti intorno al tricolore, rendiamo onore alla memoria dei caduti, ai mutilati, ai decorati, ai reduci, alle associazioni combattentistiche e d'arma e ai militari in servizio, gelosi custodi della pace, che anche in terre lontane nel mondo operano quotidianamente per la salvaguardia delle libere istituzioni. Il sindaco della città di Sabaudia e il comandante dell'artiglieria contraerei deporranno una corona d'alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre. Oh.
Verrà ora data lettura di una poesia per i caduti di tutte le guerre, da parte dell'autore signor Mario Carroccia. Grazie. Per me è un onore essere qui oggi. Volevo ringraziare a voi tutti, a tutti i comandanti, di avermi dato questo onore e con la mia poesia voglio onorare la memoria dei nostri cari caduti. Si intitola Aspettavo colui che mi stava aspettando. L'ultimo ricordo da quando sei partito per la guerra. Un abbraccio, una carezza, un bacio. Allontanandoti piano piano, di tanto in tanto mi salutavi con la mano, ma senza voltarti mai, finché sei scomparso in fondo al viale. Un viale di pioppi che tu piantasti un amore ad uno, accarezzandoli con le mani come fossero esseri umani. Intanto il tempo passava ed io all'ombra di quei pioppi ormai giganti non mi stancavo mai di aspettarti. Contavo gli anni ad uno come i granelli del mio rosario. E pregando con amore, con fede, con ansia, senza perdere mai la speranza, finché una mattina di primavera, lassù, dal cielo limpido e turchino, udì una voce. Sì, era lui che mi stava aspettando, ma prima di salire al cielo, diedi l'ultimo sguardo a quel corpo ormai inutile, abbandonato e stanco, quel corpo che ti aveva aspettato per tutta una vita, con amore stringeva ancora il rosario fra le dita. Mi affrettai a salire al cielo, lassù mi aspettava colui che io stavo aspettando. Grazie a tutti, grazie. A conclusione della cerimonia, le autorità, le rappresentanze e la cittadinanza, preceduti dal picchetto d'onore e dalla banda decomata, sono pregati di trasferirsi in piazza del Comune, ove fu collocato il primo monumento ai caduti della città di Sabaudia e dove verrà deposto un simbolo floreale all'epigrafe che riporta il bollettino della vittoria della Prima Guerra Mondiale.